Buonasera, ben arrivati in live. Lime Friends, questa sera ci vediamo tutti insieme la puntata numero 10 dei Cavalieri dello Zodiaco. Siamo tutti pronti, eccolo qui. Andromeda ha già ricevuto un bel cazzottone sullo stomaco, poverino. Ne prende tante di botte, ma viene sempre salvato. Che fortunello, che fortunello! Allora, prima di presentare gli ospiti di questa sera, partiamo con la sigla falsa! Eccoci qua, la sigla falsa che però ci eccita a livelli inderecondi e questa sera siamo con gli ospiti. Allora abbiamo Giovanni di Midclock Chronology, più consonanti non potevano mettere. Alla fine di questo percorso lo avrai imparato a memoria. Guarda il nome del mio canale. Buonasera, ben ritrovato, Mi caro, e buonasera a tutti. distruggono tutte queste consonanti. Ti Midclock. verrà in automatico, ti verrà in automatico. Meglio del logopedista, credimi. Allora abbiamo insieme Agostino, il nostro fandub Seia, il suo canale. Ciao Agostino. Ciao, ciao a Agos. tutti. Agostino che ci ha fatto una Comunque. sorpresa, dopo la vediamo, grande Agostino, te la faccio presentare per bene. E poi ragazzi di San Seia Vintage Legend Italia, vedi, questo già comincia a venirmi meglio. Frank e Leo Shiryu. Ciao ragazzi. Buonasera. Buonasera a tutti. Ma secondo me non ci dormi la notte, Francesco, con questi nomi. No, no, Mi guarda. sa anche a me. Midclot Chronology è tosta. Allora ragazzi, come state? Allora passiamo, intanto salutiamo Giovanni. Giovanni, lui è Giovanni Midclot Chronology, andatelo a seguire su YouTube. Lui ha un canale dove ci spiega a livelli minuziosi come sono fatti i midclot che escono uscita per uscita. Ne ha una caterva, doppioni, triploni. Giovanni, qual è stato l'ultimo video che è uscito sul canale? Allora, per quanto riguarda la quantità, vedo che pure tu, non è che scherzi lì dietro, una bella collezione, anzi bellissima, quindi complimenti ancora per la tua collezione. Per quanto riguarda le ultime novità già uscite, sì, vabbè, c'è stata la recensione del caso Canon e poi c'è stata, diciamo, una sorta di video per sponsorizzare un pochino i lavori di Dioscuri che si sono ideati per questo Natale, le palline con all'interno i diorami fatti con le case, i Pandora Box, veramente molto belle, le ho viste da vicino, infatti appunto ne abbiamo fatto un video Ma ma una vi dovrò sorpresa, vedere eh? Giovanni, ho una sorpresa riguardo per Dioscuri, eh? sì? Scusa, ti ho interrotto. No, a posto. E niente, ci vedremo anche il prossimo fine settimana perché abbiamo ancora altre due cosine da registrare. Quindi questo mese, come ho detto nel video, è proprio all'insegna Midclot Chronology e Dioscuri, così pappa e ciccia, proprio pieno pieno pieno. Fra l'altro, li salutiamo perché sono in chat. Ciao Ciao Daniela, ciao Valerio. ragazzi, Stanno un bacione a sentendo. voi. E dopo che ho presentato tutti quanti, poi facciamo la sorpresa per Valerio e Daniela. Intanto salutiamo Agostino. Ciao Agostino, individuale. Ciao Ciao Agostino. ragazzi. Come stai? Che carino Agostino, il più giovane della combriccola, però il più attento, il Esattamente, più esattamente. I giovani funzionale. crescono bene con noi. Assolutamente crescono bene, Esatto, ma io volevo esattamente. oggi Agostino mi ha fatto un regalo personale. In realtà gli ho fatto un bonifico da 374 euro. Lo dico apertamente perché così tutti quanti No. sapete i prezzi che fa Agostino: 374 euro. 300, Non 300, proprio
375, io non faccio i 99 centesimi, no, comunque è un regalo che ho fatto a tutti i follower di Lehman Friends, quindi a tutti quanti, e spero vi possa piacere, una cosa che ho fatto con E il allora facciamolo cuore. vedere. Siete pronti? Faccio vedere cose Pronti? belle. Il cuore batte ancora in me, batte come batte quello di Lehman Friends, che ha organizzato questa splendida diretta insieme a tantissimi amici ospiti. Insieme ripercorreremo le avventure dei Cavalieri dello Zodiaco, ma per farlo occorre che io faccia bruciare il mio cosmo! Brucia! Cosmo delle 13 stelle, brucia! Le forze oscure devono cedere il passo! Fulmine di Pegasus! Grazie Agostino, Un applauso bravissimo, bravissimo, bravissimo. Veramente io spero che tu possa iniziare il più velocemente possibile a studiare con qualcuno che ti possa instradare, perché sei veramente bravo, Esatto. sei giovane e sei appassionato. E queste sono tre cose che insieme fanno la fortuna delle persone. Grazie ancora Agostino. Grazie, Grazie, è stato un piacere e sì, per chi se lo stesse chiedendo era la mia voce e per chi non ci crede. Fulmine di Pegasus! Prende il Allora, per volo. tutti quelli che seguono in diretta e che seguiranno la diretta, mi raccomando, andate a seguire su Instagram Fandubseia, che Agostino vi delizia con tutti i suoi doppiaggi. Passiamo ai ragazzi qua sotto, eccoli qua, i ragazzi di Sanseia Vintage Legend. Anche qui le consonanti si sprecano. Italia, Sanseia Vintage Legend d'Italia. Allora io Incredibile, le sono consonanti. Lisa del Italia, Regno Italia di Santo e non Padre Nostro. Danimarca, Italia Allora, e non Belgio. per la settimana prossima, Carolin, 10 paginette di Sensei Vintage Lei insieme a delle parole. Imparare il Ripetilo tutti Mythic Lotto. 100 volte. No, ho detto 20 giri di campo, 18 Padre Nostro e 14 Ave Maria. Beh, Ecco, più le sport 20 e paginette religione. scritte. Sport e religione vanno sempre a braccetto. Allora, ragazzi, voi avete avuto anche voi una settimana molto intensa. Avete fatto l'intervista a Dania Cericola con sorpresa. Volete parlarcene? Litigate, che siete a fianco, litigate per iniziare. Penso che devo dirlo io qua. E beh, alla fine è lui l'host, diciamo. No, Vai, Frank. praticamente il giorno stesso della diretta io ho contattato Andrea De Nisco, Alberto Sette, Ivo De Palma e Stefano Cerioni. La mia idea era semplice, ho detto facciamo una sorpresa alla Cericola, la salutate. Non mi aspettavo che poi dopo loro non solo venivano, ma rimanevano praticamente quasi fino a tutto l'arco della diretta. Vabbè, Andrea De Nisco non poteva, Alberto Sette mi ha risposto in ritardo, quando oramai già era stato tutto fatto. Ivo De Palma, gentilissimo, ha risposto subito perché non vedeva l'ora di poter rivedere la sua Dania Cericola. E Cerioni c'è stato il problema che mentre i doppiatori rispondevano alle vostre domande, io perdevo un'ora a vedere di risolvere il problema con lui perché non riusciva ad entrare. Stessa cosa è successa anche con la Cericola, ma tra eco, problemi di audio, internet, è successo un po' un casino. Abbiamo perso circa un'oretta in più, però dai, alla fine è stato bello, anche se magari c'è un po' di eco a volte, però penso che si capisce comunque, lei è stata gentilissima, disponibilissima. Diciamo Frank, volente o nolente, basta andare sul gruppo Facebook Sanseia Vintage Legend Italia e potrete recuperare questa live con Dania e tutte le sue problematiche, perché la problematica all'inizio, audio, video, eccetera. Tra l'altro, ho saputo che il caro Leo Scirio, che era dietro le quinte di questa intervista, se la stava facendo sotto, era un po' in ansia, vero Leo? Sì, diciamo che sì, mi era presa un pochettino l'ansia perché, vabbè, purtroppo io sono così, sono abbastanza emotivo e quando sono queste cose qua mi faccio prendere un pochettino così, però alla fine comunque è andata tutto bene. No, vabbè, ragazzi, ma Nulla. comunque sia, io non mi sono posto il problema più di tanto. Se si risolveva bene, altrimenti si faceva la settimana prossima, cioè non è che
Sì, vabbè, cambiano qualcosa. È indubbiamente. stato solo un No. problema che, boh, qualche Piccoli problemi impostazione, tecnici. internet, eccetera, eccetera. Può succedere, queste sono... È il bello della diretta, poi, tra l'altro, Sì, questa parola infatti. coniata dal grande Pippo Baudo, no? Sì. Ragazzi, adesso è arrivato il momento di fare un tributo a Dioscuri, perché loro si sono inventati, adesso mi metto anche in individuale, sono produttori fatti in casa di diorami proprio per i Midcloth, che ho qui anche insieme a voi, qui ho questo personaggio eccezionale della serie, ma poi ho anche Eris tutto nudo sulla spiaggia. Quindi, se voi In volete nudo, mettervi in nudo. questi Eri tutto nudo, è personaggi, veramente figo. se poi questi personaggi volete metterli in dei diorami, esattamente come non ho fatto io, ma farò, contattate Dioscuri. Si sono inventate queste palle di Natale, è un bel regalo sia per se stessi che da fare a qualcun altro. E allora vediamo il contributo audio-video! Allora, sono tornati a casa. Tanta Stanno anche roba. seguendo. Salutiamo Valerio e Daniela. Un Sono bacio, fatti in ragazzi. casa. All'interno potete scegliere il box oppure la piccola Contento. casetta, che adesso avevo un esempio. Vediamo se riesco a prenderla. Attenzione, potrei uccidermi! Eccola qua, una casetta come questa, ovviamente rielaborata da loro, tutta fatta in casa. È un bel regalo, ragazzi. Io vi invito, se volete. Se volete saperne di più, andate sulla pagina Facebook di Oscuri e vedete le creazioni che fanno. Sì, Va bene? Siamo altrimenti pronti? se posso D'accordo. aggiungere solo una piccola cosa, ecco, anche sul Certo. mio canale, proprio l'ultimo video pubblicato che riguarda proprio quest'idea regalo dei ragazzi di Dioscuri, Castore e Polluce, volevo dire che la base, quindi il supporto dove poi viene appoggiata la pallina, così come la si vede pure nel mio video, non è inclusa però nella pallina, è una base realizzata da loro. Giusto come supporto per la dimostrazione, ma non è compresa nel prezzo Ciao della Daniele. pallina, ecco. Bene, questa era Ciao un'importante Dani, precisazione. bacioni. La Era mia regia, quando un'importante sta qui è la mia regia, Daniele. Ciao la mia regia. precisazione. Passiamo alla puntata, ragazzi. Aspetta, però, facciamo riassunto di quella precedente. Abbiamo visto la puntata numero 9 che si intitolava I Cavalieri Neri. Era la presentazione dei Cavalieri Neri in pompa magna, direi, dove Cigno Nero era un protagonista. Che poi praticamente scomparirà perché è protagonista solo di quel quarto d'ora, ma poi non sarà più protagonista proprio di nulla. Anzi, noi sappiamo, senza spoilerare, che un personaggio dei Cavalieri Neri ci strapperà l'attenzione e ci arriveremo. Puntata abbastanza piacevole, un crystal sopra le righe. Giovanni, come te la ricordi la puntata precedente? Che abbiamo guardato nella puntata precedente. Appunto, andiamo. No, Se vabbè, nella finisco puntata con farti un precedente c'era il riassunto. primo incontro con i Cavalieri Neri, quindi abbiamo visto Cigno contro Cigno Nero, giusto? È quello che ho Sì. detto fino. Ecco, vabbè, avevo un attimino altre pagine aperte. E niente, proseguiamo e andiamo a vedere come prosegue la storia. Comunque ti era piaciuta. Sì, no, ma ripeto, a me questi combattimenti e questi scontri con i Cavalieri Neri sono piaciute. Certo, quella di Dragone sopra ogni altra, però comunque mi è piaciuta l'idea della Non diciamo controparte nulla, però. nera. E poi ci arriveremo. Ago! Beh, c'è un po' di anime in questi disegni brutti. No, ovviamente. È stato bello vedere Crystal un pochino strong, un pochino sopra le righe, appunto, però i disegni non hanno aiutato, non hanno aiutato, però tutto sommato noi che l'abbiamo vista sempre con gli occhi di bambini,
insomma, ce ne fregava poco dei disegni. Una puntata tutto sommato godibile. Io devo essere sincero, non ricordo proprio di aver mai polemizzato quando ero piccolo sui disegni, cioè per me erano tutte uguali le puntate. Io non so se anche a voi faceva questo effetto. Poi dopo mi sono accorto. Ma certo, perché Io meno, Francesco. quando eravamo piccoli si faceva attenzione su altro, cioè sulle musiche, sui combattimenti in sé, ma non si prestava attenzione ai disegni. Frank, stavi dicendo? Io me ne accorgevo perché poi le registravo a volte, quindi vedevi la differenza. Però vabbè. No, ma la differenza si vedeva, però non è che mi dava fastidio, cioè per me era tutta una storia, alcune No, ma infatti. parti brutte, alcune parti belle, ma non. Adesso invece, cioè io penso che se avessero affidato tutto il percorso a Shingo Araki, sarebbe stato qualcosa di. Forse pure troppo bello, forse hanno fatto bene, così almeno si vede la differenza e uno può apprezzare meglio le puntate di Araki. Con i Leo, ti video di ricordi la puntata? Pachinko, Con i video di facciamo Pachinko tutti. Eh Mirim si vedeva una sorta di sì. remake fatto proprio dall'Araki Meno, però lì non era una serie riprodotta, era soltanto dei mini video dove si Ah, mostrava un po'. quelli del Esatto, videogioco? il Pachinko Game. Sì. Purtroppo Bellissimi. Facciamo erano solo dei tutti pezzoni. una preghiera per Shingo Araki, purtroppo, però. Sì. Che ci ha lasciato. Insegna agli angeli a disegnare. Beh. Leo, ti O se ricordi no la ci puntata? ritroviamo puntate come Omega. Madonna santa. Beh, Bellissimo, bellissimo, puntate sono bellissime, una domanda incredibile. per Giovanni, però, mi dimentico. Che cosa? Ho una Una domanda per domanda per te, Giovanni. Giovanni. Vai, Vai, allora, vai. No, approfittiamo per la domanda. siccome si parlava di Canon, io purtroppo, essendo impegnato con i vintage, e non riesco a vedere i video di nessuno, volevo capire un attimo se c'erano novità su Canon, sui pezzi OCE che non ci azzeccavano nulla. Cioè se Bandai No. risolverà il problema o ciao ciao. Allora, quando uscì il Myth di Yoga Aquarius, dove la Bandai comunque erroneamente, diciamo così, nella confezione proprio inserì il Sì, colpo mi più ricordo questo, mi grande, ricordo. la Bandai però subito tempestivamente mandò anche i colpi sostitutivi. Ora, se Vabbè, lei era consideriamo più che semplice, tanto. diciamo. Sì, però comunque agì nell'immediato la Bandai. Quello sì. Mo diciamo che Canon è uscito a maggio, stiamo ad ottobre e ancora non si sa niente, quindi Secondo me o non ci faranno preparerà niente. qualche strenna natalizia, quindi qualche bella novità, considerando che Secondo dicembre è il me. mese vuoto, non ci sono uscite, magari approfitterà di quel mese, oppure avrà deciso proprio di far morire la cosa così, peccato, perché Io un penso grosso più la colà. seconda, anche perché tanto loro sanno che comunque ci sarà sempre chi compra, ecco. Lo so, il problema è che parliamo con un colosso che ha tutte le licenze possibili, quindi non gli fai niente, Esatto. capito? Quella venderà sempre. Ci È sarebbe come dovuta giochi preziosi in essere. Italia, ecco. Certo, non è che Beh, ci ha io. fatto una bella figura la Bandai, però No, no. a lei non tange perché tanto continuerà sempre a Però vendere, il essendo problema, sai unica. qual è, Giovanni? Ma non mi voglio prolungare, però i Myth li compriamo, ok, li compriamo da anni, al di là dei classici, al di là degli ex, però quanti se ne stanno privando per lo spazio, per il costo eccessivo, classic, ex, magari la maggior parte si vende i classic per prendersi gli ex, però arriveremo a un punto che i Myth già stanno diventando per pochi eletti, ma sarà sempre di meno, la gente dopo si stufa. Se tu spendi tanti soldi, la qualità dopo non c'è. E quindi Bandai qui sta facendo un grosso errore, perché un conto è l'edizione HK dei vintage, che dice, vabbè, quella è stata fatta tanto per fare, però qua ci va a perdere veramente tanta clientela, contenti loro. Penso che se non l'ha persa in questa circostanza qua, perché Canon è un personaggio molto con una bella fetta di pubblico, a parte i collezionisti di Myth, ma parliamo proprio di un personaggio molto sentito dal fandom di Senseiya. Quindi se Bandai non ci ha perso neppure su questa copia qua, non credo si farà il problema. Tra l'altro poi, io non credo che la linea dei Myth durerà ancora per molti anni. Stiamo arrivando ormai man mano alla fine di diverse delle caste ex, come quella di Certo. Poseidon che si è chiusa, a breve si chiuderà quella di Asgard, le divinità Ade,
Thanatos e Hypnos è quasi Mancano soprattutto i terminata. cavalieri d'argento, quelli del film Sì, no, ma vorrei. questi cavalieri d'argento non credo arriveranno mai Ex, i bronzi V1 probabilmente se li farà Ex giusto per accontentarci noi, ma non li ha fatti fino a mo'. Quindi secondo me, ma proprio a grasso, un'altra ventina di mit mancano, dopodiché No, la ma linea mi dà Ex. l'impressione che oramai per loro Saint Seiya a livello di meet sia tanto per concludere, tanto per fare, ma Ma sì, secondo perché me non gliene comunque frega più credo che tanto. lei, se vorrà continuare la vendita, punterà poi finite anche le versioni revival dei Cavalieri d'Oro, che ne mancano quattro ancora all'appello. Inizierà con gli ex metal dei Cavalieri d'Oro, i Cavalieri di Bronzo. Credo che queste saranno le linee che resteranno. Dopodiché, finita Asgard, che vuoi fare ancora di nuovo? Finita Poseidon, che vuoi fare ancora di nuovo? Le divinità, quindi mancano i cinque Cavalieri di Bronzo con le armature divine, Atena e ciao ciao. È meglio che li Quindi facciano secondo pure. te i cavalieri d'argento ex non verranno fatti? E No, perché? sarà ma molto perché difficile. Bandai ancora non ha completato i Cavalieri d'Argento nella modalità Mint Classic, quindi figuriamoci se li farà Ex. Se li farà Ex sarà proprio perché vuole tirare avanti ancora, ma così come gli Spectre inferiori, no? Tipo Papillon, Farao, cioè li ha rilasciati ancora come linea No, ma classica, al se limite vuole verranno rivalere. prodotti o dalla GT o da qualche ditta non Sì, li ufficiale. farà qualche casa fake, ma Bandai non credo abbia intenzione Ma di non investirci. poteva farli uscire subito quelli degli inferi minori ex e gli argento ex? Perché passare per il classic? È perché ci sta gente che comunque preferisce la linea classica all'ex, quindi chiudere la linea classica totalmente. Infatti lei, la Bandai, lo disse che quando uscì la linea ex, per la linea classica lei si sarebbe dedicata solo e esclusivamente alla casta di Ade. Poi man mano ha tirato fuori qualche altro Silver, ma vedi, cioè non è che abbia fatto poi tante altre cose per la linea Secondo classica. me loro ragionano così, dice noi facciamo i personaggi principali in versione più moderna, i classic comunque la gente li colleziona ancora o comunque se li tiene ancora e quindi dice è più facile farli in versione classica perché molto probabilmente risparmiano pure sui materiali, che ne so. Io Sì, avrei diciamo che forse anche in preferito. scala, scusami Agos, anche in scala, no? Se consideriamo che ad esempio Radamante, Minosse e Garuda sono considerati giudici, a parte poi anche essere i giganti degli inferi, quindi vedere questi tre come Ex e gli altri che sono sottoposti di questi tre giudici, un po' più piccolini ci sta pure, no? Nell'immaginario. Quindi concluderà con qualche altro surplice che ancora manca, quindi qualche altro aspetto della linea classica e la Ex credo che stiamo arrivando al capolinea, non ci manca molto. A meno che non si inventa un'altra serie ancora. Ma cioè, per chi sta adesso collezionando pure Revival, no? Magari tu mi fai pure gli Ex Metal dei Gold per sfruttare ancora la linea dei Gold, ma chi se li vendono questi per prendersi quelli? Cioè, voglio di dare. Però per dirti hanno fatto i DD Panoramation, hanno fatto gli Anime Heroes che comunque c'entrano relativamente, però volendo loro fanno sempre qualcosa di nuovo. Però Che un poi dopo non conto è vengono e che venga tutto bloccato, quello purtroppo è una allora, però, triste sai realtà. cos'è, Frank? Un conto è se tu vuoi prendere un cavaliere d'oro della linea classica e vuoi fare la sostituzione con quello ex, che la differenza è abissale. Ma se tu c'hai quello classico, cioè l'ex tradizionale, e per sostituirlo all'ex metal che c'ha le giunture metalliche qua, cioè un'altra spesa, ricomincia da capo, collezionali tutti e 12, aspetta i tempi biblici di Bandai. Chi magari Lo faranno in pochi, io solo per avrei chi ama veramente preferito tutto. io Io avrei no io preferito che non Bandai. io con la fine agosto, perdonami, dopo mi taccio per sempre, nel finita quelle caste che mancano ancora, quindi i cavalieri di bronzo con le armature divine ex metal, Atena ex credo che la faranno, perché mi hai fatto Tarad, mi hai fatto Ade, mi hai fatto Poseidon, non mi fai Atena ex, dai, anche se dovesse essere l'unica Beh, donna. doveva uscire Pegasus con l'armatura divina, ma ha fatto poi prima la GT. Però diciamo che mo per l'anno prossimo ci sono ancora mesi, giustamente non sappiamo ancora niente a parte l'uscita di Thanatos, Purtroppo quindi Bandai parla. sono anni che fa vedere prototipi e poi dopo alla fine fa come vuole, ecco. Facciamo L'avrei intervenire un attimo Ago, così poi andiamo avanti.
Io avrei preferito che Bandai si concentrasse un pochino, desse un pochino più spazio a questi, ai plane con i Pandora Box, perché sarebbe stata una linea che sicuramente in molti avrebbero dato spazio. Certo, sarebbe stato un impegno, perché poi riprendi di nuovo i bronzini, riprendi di nuovo i gold, riprendi di nuovo quello, però sarebbe stata una scelta per uno che come me li avrebbe graditi, o almeno i primi 5 di bronzo. Usciti solamente lui e Dragone, se fossero usciti gli altri tre, li avrei presi tutti e tre, tutti e cinque, scusatemi. Però niente. Vabbè. Sarebbe stato bello. Agostino, sempre così. Ragazzi, riconcentriamoci sulla puntata odierna. Siete tutti pronti per iniziare la puntata? Prontissimo. Sì, siamo Sì. pronti, siamo pronti. Sono molto contento. Spero che anche Daniela e Valerio si siano sintonizzati sulla puntata. Allora, avete tolto la sigla? Sì. Mi raccomando, la Sì. vediamo insieme. La puntata numero 10. Su Sky trovate tutte le puntate, se no c'è un gruppo Telegram che si chiama Leo, aiutami. Come si chiama quel gruppo? I Cavalieri dello Zodiaco Blu-ray, se non sbaglio. I Sì. Cavalieri dello Zodiaco Sì. Blu-ray, dove potete scaricare tutte le Sì. puntate a pagamento però. Non è vero, sono gratis. Allora cominciamo. A Ci pagamento su un vediamo conto di Lim. Oppure per 374 euro quel doppiaggio, Ago, ma sei pazzo? Allora, vabbè. comunque per chi avesse Comunque, Amazon Prime per chi avesse Amazon Prime Video li trova anche su Amazon Prime Video le prime tre a serie. pagamento però. Sì, a pagamento, però penso che chi ha Amazon Prime comunque lo faccia. Se invece Comunque alla l'inizio è fine. gratis, ci sta Anime Unity, che Ah, praticamente ci sì, sono non una lo marea di anime. E ci sta anche l'ultima ex Netflix, quella di Netflix, i film dei Cavalieri, tutta la serie dei Cavalieri, c'è tutto proprio, anche Omega, l'otto cambio. Anche Anime World praticamente ci trovate tutto gratuitamente. Leo, cosa volevi dire? Però in Anime No, World volevo non c'è dire adesso Netflix. dopo la puntata vi farò una piccola sorpresina. E allora Avevo cominciamo la puntata, serata siete di pronti? grandi sorprese, dall'inizio alla Sì, fine. un Questa è una piccolo sorpresa, contributo che mi è immaginavo. stato richiesto a gran voce per tante volte. Pronti? Allora, Ah, 5, ho capito. 4, 3, 2, 1, play! Ma perché iniziamo subito con Andromeda che viene massacrato? Belli disegni, bellissimi. Non iniziare a criticare già subito Andromeda, per carità. No, Infatti. Andromeda noi siamo innamorati, assolutamente, sì. Bravo. Si rifugia da questo ologramma che non si sa chi ha registrato. Dal porco olografico. Una decisione difficile. Vedremo del sangue? Io ci spero. Secondo me Mistero sì. delle sacre vesti. Ah. Attenzione, il porto di Civitavecchia. Ecco. Lo sentite l'odore del pescato? È Si vede che l'odore dovrà del mangiare un pescato, pesce il mio cotto. preferito. In questa puntata Vega. Milock ha gli occhi neri. Vega su Sabine Beh, Pi. si parla dei Cavalieri 13 Neri, anni lui a c'ha gli occhi testeggiare neri. come una donna grande questa, mamma mia. E per la prima volta vedremo Pegasus che ha dei vestiti al di fuori del rosso. Niente, Attenzione, praticamente. perché qui c'è Le zizze sono una già. parte, un momento intimo. Guardate che sotto, guardate, con l'immondizia a fianco. Guardatelo. Sta scena mi ha sempre fatto morire, cioè, proprio le classiche gag alla giapponese Molto che. carina, sì, è vero. È un peccato che nel corso delle prossime puntate si è un po' persa Ma poi questi momenti comici, questi momenti un pochino casalinghi, di vedere quello che loro fanno senza armatura. è stato un Perché fulmine credo che anche a abbiano. fare le pulizie. Abbiano dovuto andare Esattamente. avanti con la tanta sceneggiatura che avevano e non potevano più permetterselo. Ma attenzione, c'è già una goccia di sangue, quindi è desiderio avverato. Qui Phoenix è disegnato proprio bene. Sì, anche secondo me, ma anche gli altri disegni sono fatti bene. Qui anche Molto simile Pegasus. al gatto arachiano. Anche Pegasus è abbastanza ben disegnato.
abbastanza bene, molto ben disegnato qua. Questi sono bei disegni, ragazzi. Eh sì, c'è stato un grande miglioramento. Adesso vediamo un po' come va. Sirio è partito e loro conversano un po' sui Cavalieri Neri. Perché? Beh, In Bulgaria. certamente. Giustamente. Si Beh, vogliono già tanto comunque. bene. Mi ha sempre toccato molto questa riflessione che lui fa sul dragone, sulla loro amicizia. Avete notato che i poster in camera sua cambiano spesso da episodi a episodi, anche nel film erano diversi poi. Mi è piaciuto tantissimo questo passaggio da lui che pensa a Dragone alla presentazione Ai dei 5 cinque minuti. picchi. Il mio caro maestro. Il Come vecchio maestro. direbbe Daniela Di Dioscuri, il re dei cinque picchi. Esattamente. L'eremita dei cinque picchi. No, il re dice, il re dei cinque picchi. Quindi era tutta una burla, non stava male. No. Era una burla, una semplice burla. Sì, una burla. A me questi particolari flashback di questo combattimento contro il dragone mi hanno sempre dato fastidio perché mi fanno immaginare a come sarebbe stato doppiato da Balzarotti quel combattimento. E non è l'unico flashback che ci sarà di questo combattimento, purtroppo. Lo sta strillando. Sì. Ogni tanto lo cazzia, giustamente, perché Da buon maestro. Che bella voce che Marco Balzarotti, cavolo. no, davvero, proprio grande. è azzeccatissima per questo personaggio. Tutti i protagonisti dei Cavalieri di Bronzo erano tutti azzeccati, compresi quelli di seconda importanza, mettiamola così, di riserva. Lui qui sapeva perfettamente che c'era il Cavaliere dell'Ariete lì. Vabbè, questo è un il passaggio. vecchio Doclo era un po' la Wikipedia, era un po' la Wikipedia ai tempi. Sapeva tutto e conosceva tutto. I cavalieri dell'oscurità. Cioè, facendo una piccolissima, piccolissima, piccolissima differenza con il manga, nel manga non si chiama Deserto dei Cavalieri, ma è Cimitero dei Clotto. Quindi non Sì, è capisco vero. perché abbiano voluto differenziarlo così tanto. Attenzione perché lo mette alla prova, mi piaceva tantissimo quando lo mette alla prova. Attenzione, adesso Come sei facciamo un po' stato di. con Lim? No. Attenzione, l'Excalibur proprio. Beh, Cristal El Cigno è diventato. Stavo No, dicendo la stessa guardalo, cosa. guardalo, Abbiamo avuto Cristal El guardalo, Cigno. guardalo, passa da Crystal il Pampulu, Cigno. pimpulu, parim pampulu. Esatto, passa da Crystal il Cigno a Pegasus. E Sirio Dragone diventa Pegasus con tutti questi cazzottoni. Gli ha tirato contro il fulmine di Pegasus, praticamente, hai capito? Regà, lo dico alla romana, Sirio Mo gli se dice, batte. sì, Mo gli dice che non deve arretrare. Questo proprio per farlo poi andare lì. No, Questa è non la deve scena in cui andare. il nostro Leonardo si è innamorato di Sirio Dragone. Ah, Sì. complimenti. Io mi sono Amatemi innamorato pure di di lui. Pegasus. Guarda lo sboronissimo. Come sono andato, maestro? I raggi. Ma che è Star Wars? Come i raggi? Sono Sono come. raggi laser, Che possiamo bello, considerarli però.
Che poi si Quindi sente adesso il li rumore di preparare ferraglia, avanti. cioè voglio dire, perché il rumore di ferraglia si sente? Più veloce, Sì, Sirio, più appunto. veloce. Cioè, Dai, sull'anello Sirio, che fatti usano questi sognare. flash. Avevano disponibili solo quelli. Oh! Aia. Si è sentito un colpo di pistola. Ma perché i colpi che mandava il maestro Doku venivano dalla cascata? Cioè, in realtà li mandava lui. No, no, no. Era lo sceneggiatore, no? Dietro la cascata, io, ci siete? Faccio partire. Per fare più sceneggiatura, ecco. Una Esattamente. proiezione del cosmo, Perché chiamiamola così. secondo me, ecco, l'acqua è l'elemento di dragone, quindi può darsi che da lì che arrivavano questi fasci di luce. Poi è molto probabile che all'epoca nel manga ancora non si sapeva che lui era il cavaliere della bilancia e quindi magari anche lì hanno un po' improvvisato. Ecco, qui vedremo una cosa che a me, riguardandola adesso, fa molto ridere. Poi appena la vediamo, la dico. E ho capito, gli Comunque scheletri. Eccolo sta parlando della regione degli Amir, dove in teoria dovrebbe trovare Mur. Dice a confine con l'Himalaya. qua, sulla mia maglietta c'è. Mur, Mur. Sì, tra l'altro ha fatto anche presente il fatto che respira male perché sta in altitudine. Sì, parla di 6.000 metri rotti. Sì, ma poi c'aveva anche due box dietro, manco uno, due. Questo Vabbè, non è un dovrebbero ragazzo essere giapponese. pesantissimi. Sì. Li Questo è un portano. ragazzo questo è un ragazzino giapponese di 13 anni, ricordiamolo. In effetti non ci hanno mai chiarito quanto poteva pesare una Pandora's Box con dentro l'armatura. Ma l'armatura non ha un valore assoluto. Poi È magari come dopo quando avevano fatto l'hanno le medaglie finita. economiche. Mi spiegate perché dite una Pandora Box? Però a puntata finita poi. Due, Questo, ragazzi, scusate, questo era il cimitero dei cavalieri. Quindi vedi, questi scheletri hanno indosso un'armatura. Quindi, che costellazioni erano questi morti? degli Ma sfigati, la costellazione degli sfigati. a guardarli così, quei caschi così che adesso sono diventati dei diademi, ma poi prima erano dei caschi, mi sembravano tutti i Phoenix neri morti durante Però le scorse scusate, erano puntate. armature fatte proprio a caso, cioè. Sì, sono fatte a caso, però dovrebbero rappresentare una costellazione. Sono E cavalieri. attenzione perché Sirio si ritrova a combattere contro Andromeda e contro Pegasus. Sì, Sapete esatto, che c'erano comunque i doppiatori. questa cosa verrà ripetuta nella nuova serie di ex Netflix, ma non su Sigil Dragone, non dico altro. Io ho scaricato il primo episodio, ma ancora non l'ho guardato perché ho visto che non è tradotto, quindi ancora non l'ho visto. Eh sì, ci sono i sottotitoli, sì. Sono arrivati alla casa della bilancia e basta. Beh, Bello? comunque adesso diciamo che è una scena che ricorda molto quello che avverrà in seguito, ma non diciamo nulla. Bello, Vedo che la siamo gente non saliti ci un vuole. attimino, siamo saliti un attimino di livello, abbiamo portato le cose a un livello superiore. Sì, non sta, diciamo che non sta facendo eccessivamente fatica. Adesso Sirio combatte contro il suo maestro, attenzione. È Andromeda. Mamma mia, comunque già da qui si poteva intuire. Ah no, vabbè, non posso spoilerare. Comunque la voce di Balzarotti è stata utilizzata pure in qualche videogioco per PC, a me mi sembra di riconoscerla. Sì, tantissimi. Tipo Pharaon, questi qua dove devi costruire le civiltà, queste cose qua. Sì, ma è un po' ovunque, cioè Balzarotti ha anche la voce di Batman, quindi. Ma Capite, sì, Balzarotti ha Batman. doppiato tantissimi videogiochi, soprattutto PlayStation 1, per quello che mi ricordo io. No, Ad anche esempio, per anche lui. PlayStation 3. Adesso vedo Sirio un po' in difficoltà.
Prende un po' di schiaffi. Non indietreggiare mai i consigli del buon vecchio dopo. Tira fuori le palle, Per forza, letteralmente. combatte lui, combatte il suo allievo. E qui lo pistano. Aia. Ma qui Dio, stanno a era un corchiare moderno brutto. accento. Qui abbiamo un po'. Ecco, un po' di sangue. Un po' di Aia. sano sangue. Beh, Senza poi litigare, Sirio, Sirio è un ovviamente. personaggio, Sirio è un personaggio che poi il sangue lo dona con molta generosità. Stavo per dire la stessa cosa. È Il un donatore donatore. netto lui. Lo sponsor ufficiale Appunto, dell'Avis. dell'Avis. Attenzione, 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 è proprio quello, è proprio il momento. Lo Una dedico a porta. voi. Ma mi fa morire come c'è il dragone e tutti gli scheletri che ridono perché ancora non sanno la furia del dragone. Questo è lo Shoryuha, quello che avanza, no? Il corpo Sorry, segreto che avanza. No, è Ruiscio. Lo Isho. Quello che Ah, è avanza. lo Isho, bravo, sì. Ruiscio, Quello là che ha Rosa, il pugno in su. Bravo, il Ronzan è Rosan quello dal Ruiscio. basso verso l'alto. E lo Yosho E poi c'è il Koryuha. Koryuha! Koryu, quel colpo dei 100 draghi. Beh, ma lì andiamo avanti però. Vabbè, Beh, comunque comunque. adesso si è liberato degli scheletrini. Ecco, proviamo Anche Sirio. bevendo. Comunque, quanti giorni e beve? Non sarà mai potabile quell'acqua, sicuramente. Però noi. Vabbè, ma chissene. Ma poi con Devo quel vestito arrivare dal sembra grande muro a pure tutti i costi. sudata. Adesso facciamo la conoscenza di Kiki. Simpaticissima spalla comica della serie. In Il realtà grande non è Mur! il fratellino più piccolo di Moore. Spoiler alert incredibile. Infatti. Aia. Tra l'altro, sempre per citare qualche videogioco e rimanendo in tema con Kiki, lui è l'unico che è stato doppiato in italiano nel gioco di Sensei Awakening, sempre con la voce storica. Mi ha fatto molto piacere questa cosa, anche perché io adoro Kiki. Sta troppo Perché simpatico. nel gioco c'ha la voce italiana, Kiki. Solo Kiki ha la voce italiana, il resto parlano in giapponese con i sottotitoli. E che senso ha? Siccome Kiki ha. Costava troppo altrimenti. Siccome Kiki, diciamo, è il maestro, quello che ti insegna a giocare, hanno Ah, ho tradotto solo lui. capito. Scusate, Ora ma qui capisco Sirio il perché. dragone che colpo ha fatto con un dito? Era il Reigan di un altro anime. No, no. Sarà un drago nascente in versione mini. Eh sì, mai più vista quella mossa. Ma è una Non mossa che è proprio fanno una in. mossa, è semplicemente il cosmo che lui lo lancia un attimo. È Vai, una tecnica. È una quando diventa tecnica. quindi guerriero. Qui abbiamo Kenny Guerriero. Ma No, perché si è strappato? Non me la ricordavo questa cosa. qui abbiamo un misto tra Goku e Kenny Guerriero. Perché anche Goku all'inizio si dopava un pochettino e si strappava i vestiti. Il fuoco del dragone. C'era anche un'aura dorata. Il Ho visto. fuoco del dragone. Che poi non Ma verrà più perché? utilizzato il fuoco del dragone, solo per questa scena qua. Ma che peccato. Ma. E gli ha Ha fatto la demolito la pure casa. spinta. Sirio se ne frega bellamente dei bisognosi. Ah, ecco. Adesso arriva il grande. Il grande Moore. Eccolo. Che bello. Grazie. L'entrata in scena è bellissima. Un mago potentissimo. Un mago. La statua che All'epoca ce hanno l'abbiamo. fatto la Banpresto di questo personaggio è molto bella, è molto fedele a questa versione di mondo.
Sì, è vero, Sì, lei diciamo che sente il le playing. tensioni che è molto somigliante all'anime, cioè identico. Io sto È una aspettando quella cosa. di Aiolos per vedere se lo fanno con la fascia tra i capelli. Sarebbe divertente. Voglio Ma non ti vedere se aspettare riescono a troppo dalla rinnovare. bambretta della bandana. Non vorrei rovinare le tue attese. Spostano questo palazzo come fosse un Lego. Vabbè, diciamo che a parte Virgo è l'unico che ha il potere della telecinesi, quindi. Anzi, no, mi sembra che è l'unico dei Cavalieri d'Oro che ha il potere della telecinesi, non vorrei sbagliarmi. In teoria Per sì. fare Esatto, proprio il pignolo pignolo psicocinese, sì, comunque è l'unico. sì. Poi. Lo dirà anche nella serie TV. Lo vedremo usare da un altro personaggio più avanti, ma Questa non dei parte mi ha Cavalieri sempre d'Oro. fatto sorridere. Cioè, com'è che solo in quel frangente le armature sono morte, invece in tutte le altre parti non muore. È vero. Tra Cioè, per esempio, l'altro quella di Gerchi dell'Orso molto si è distrutta, perché non è morta? è Sì, ma andato a poi. prendere Mur è Sì, ma andato a poi. prendere Fammela un Mur attimo per... rivedere. è Ma andato a Pendragon è prendere Pendragon, Mur. solo. Che Bellissimo, bello! Questo è stato il regalo dei ragazzi di Dioscuri. Bellissimo. bellissimo, Bellissimo. bellissimo, Puoi metterlo bellissimo. più vicino? Della Banpresto Bandai. Bellissimo. Molto Bellissimo bello. davvero. Comunque, attenzione, Siamo proprio in tema perché è identico praticamente. il prezzo per riparare l'armatura è la vita. Attenzione. Oh, Eddie, caro. Ciao, fratellino. Mi ha scritto ieri sto ragazzo. Lim, ritorna all'inquadratura di tutti, perché altrimenti mi si vede solo a me qui. Ma sei Per bellissimo. quanto sia Il prezzo bello il dell'armatura è la nostro tua vita. Giovanni. Si è distratto Lim. Comunque molto molto, molto stronza la risatina di Kiki. Il prezzo da pagare la vita è Kiki che se la ride tutto Vabbè, contento. perché non lo conosceva, quindi. Ma tornando al discorso di prima, Dragoni si era rotto il bracciale e lo scudo. E a Pegasus l'elmo, cioè non è che un'armatura muore per sta roba qua. Allora Tra c'è chi l'altro, deve dire. Sì, tra ma l'altro, a anche proposito. Lim, Pegasus sbriciolata l'armatura, tutti i cavalieri, Comunque, non muore ragazzi, niente, cioè. scusate. Sirio accetta le condizioni, quindi adesso vedremo finalmente quello per cui è diventato famoso. La No, donazione. purtroppo non lo vedremo qui. No, comunque Ah! l'armatura di Dragone e l'armatura di Pegasus, sì, si rompe a uno l'elmo, come diceva Frank, però i Guarda, resti, tutti gli ma. altri componenti, loro se ne erano privati prima. Oh, Infatti, ma si questo erano penso assieme definitivamente. a Pegasus gli si rompe pure il bracciale. No, ma Sì, anche diciamo perché due se pezzi e due prende le. pezzi, non tutta quanta proprio, capito? Ma mettiamo il fatto, Comunque, ma comunque sì, allora doveva morire in ogni puntata, cioè. la scena, questo incubo che ha Seiya, a parte Seiya che zozzo che dorme con le Converse addosso, tutto vestito dentro al letto. Vabbè, Sì, in ne parliamo effetti. dopo. Ne parliamo dopo. Insieme i Cavalieri Neri. I Cavalieri Neri. Bello Fenix senza i pugni, è vero? Bello Fenix senza i pugni I dell'armatura. Cavalieri Neri direttamente da Lampedusa. Allora, ragazzi, ragazzi, la puntata è finita. Andate in Andate in pace. pace. Andatevene in Le rane pace. corse Allora, dai, sulle considerazioni veloci. rame. Giovanni. Sì, aspetto di vedere la prossima puntata. Che Dovrai proprio fanculo. Giovanni, riguardatela prima di fare la prossima. No, vabbè, considerazioni veloci. E insomma, non è stata una puntata che mi abbia coinvolto particolarmente, però sicuramente, cioè sì, Dragone, il viaggio che deve fare fino a lì, il bello deve ancora venire. Quindi ripeto, già dalla prossima puntata col sacrificio di Sirio e poi inizia finalmente questo scontro con i Cavalieri Neri a tutti gli effetti, ecco là già si inizia ad entrare più nel vivo. Agostino!
Beh, analizzando la puntata dal punto di vista dell'anime, sicuramente una puntata normale, nel senso molto godibile, però avrei preferito che questo frangente di Sirio che va a riparare le armature fosse più simile al manga, perché nel manga è tutto un pochino più crudo, infatti non esiste il deserto dei cavalieri, è il cimitero dei Clot, dove tutti i Saint che sono andati sono morti, hanno lasciato le loro ferraglie per terra. E poi per quanto riguarda l'incubo che stavo dicendo prima, che è a Seiya, sempre nel manga, nell'anime abbiamo visto Mur che spinge giù Sirio dal burrone, mentre nel manga si vede proprio Mur che taglia la testa a Sirio, lo prende per i capelli e fa sgocciolare tutto il sangue sulle armature, quindi una puntata molto più cruda sarebbe stata così. Leo! Però bella, bella. Io sono d'accordo con quello che dice Agostino, sì, una puntata godibile, comunque senza eccessivi colpi di scena, comunque che diciamo manda avanti la vicenda fa diciamo da prequel per quello che poi succederà dopo, che sarà il clou di questa parte della storia. Ovviamente non facciamo spoiler alert. Disegni devo dire che tutto sommato abbastanza decenti questa volta, anche se comunque vabbè, nulla, nient'altro da dire. Sulla via del miglioramento. Sì, diciamo che siamo in miglioramento, dai. Allora, ragazzi, io sono d'accordo con tutti i vostri pareri. Disegni comunque a tratti molto belli in base ai vari frame. E si entra comunque piano piano nel vivo. Scusate, si entra piano piano nel vivo. E questa puntata è stata un po' dubbiosa perché anche col fatto delle armature morte. Secondo me anche in quel frangente non sapevano tanto ancora come risolvere il problema, nel senso che siccome sappiamo che il manga andava più a rilento e l'anime invece andava più veloce, molto probabilmente hanno cercato poi qualche toppa di qua e di là, anche se nel manga mi pare che anche lì erano morte, però magari anche lì si sono messi d'accordo, chi lo sa, questo lo sanno loro. Poi anche un po' tutto l'episodio, cioè anche i Cavalieri Neri, tutta la serie dei Cavalieri Neri, per certi versi ha delle differenze rispetto tra manga e anime, come ha detto Agostino, poi ecco, Sì. al di là del doppiaggio e tutto. Però dai, si Sì, entra ma nel vivo. Dico la mia, allora secondo me puntata godibile di transizione, come avete ben detto, secondo me disegni fatti molto bene, specialmente la parte carina dove Lady Isabel va a bussare a Pegasus, stiamo parlando degli anni 80, quindi non lo so, forse non avevano i telefoni e non quindi c'era non WhatsApp. potevano farsi una telefonata, lei gli va a suonare, però i disegni sono fatti bene, ragazzi. Adesso non so se questi copiavano Araki, erano quei guardoni che stavano così, che copiavano quello che faceva Shingo Araki, però fatti molto bene. La trama è abbastanza carina, un po' allungata, però facciamo la conoscenza del grande Moore. Lo descrivono come un mago potentissimo. Cioè, pensa che quello Sì. c'ha davanti il cavaliere d'oro dell'Ariete ufficiale, cioè, mamma mia, Ma che si pazienza. verrà a scoprire dopo. Si verrà a scoprire E molto dopo. molto dopo. E poi facciamo la conoscenza di Kiki, personaggio che ci accompagnerà per tantissimo tempo. Ragazzi, io credo che ci siamo. Dimmi, Tra dimmi, Gio. l'altro, scusami, no, nell'anime Gigi viene spacciato come fratello minore di Mur. Nel manga, in effetti, non è così. No, no, ma È infatti l'ho solo più detto prima, allegro. nel manga non è un apprendista. Io Eh sì, è un appendix. mi sono dimenticato di mettere i sottotitoli originali perché probabilmente adesso me lo vado a rivedere, probabilmente lo diceva fosse un apprendista. Vado a rivedermelo adesso quel pezzo. Sì, ma sicuramente lo dirà. Sì. E Sì, in originale credo che lo dica. anche il Ragazzi, è fatto che stata... Sirio combatte contro quegli scheletri lì è dovuto dal grande Moore, quindi per quello Sirio aveva difficoltà. Perché comunque il potere di un cavaliere d'oro contro un cavaliere di bronzo. Comunque non c'è assolutamente paragone con gli altri. In questo momento Sirio il dragone è cuore
veramente quello descritto meglio. È vero che il protagonista è Pegasus in tutto e per tutto, però in questo momento è lanciato Ciro il Dragone. Ti spiegano alcuni passi del suo passato, il presente, ci fanno conoscere Fiore di Luna, il maestro dei cinque picchi, il luogo dove si è addestrato. È il primo che viene descritto in questa maniera, quindi Ma vedi che già da fantastico. questo episodio si capisce che Sirio è proiettato proprio al sacrificio sempre e comunque, fino ad arrivare alle 12 case con lo scontro contro Capricorn, cioè è lui che si fa portavoce, anche Andromeda, voglio dire, però con Sirio è un po' più sentita la cosa, un po' più viscerale. Ragazzi, io saluto tutti anche perché ho un bisteccone così grosso da andarmi a No, no, mangiare. no, mo non te ne devi andare, no. No. Ora dividi con tutti noi o niente. Allora ringrazio Giovanni di Midcloth Chronology, mi voglio fare del male, vi ripeto tutti, eh. Dai. Agostino, Fandubseia, Instagram, Fandub, Leos, Fandub, Seia, Fandub. Fandub. Ripeto. Leo Scirio e Fandub, Fandub. Frank di Sanseia Vintage Legend Italia, e non sbagliatevi, non mettete Ucraina, è Italia, va bene? Un Grazie. attimo, avevo detto che Aspetta, sarebbe stata la una sorpresa sorpresina. di Leo. Allora, visto che nelle ultime live mi è stato chiesto a gran voce, però purtroppo ho avuto un po' una piccola pausa creativa, però questa volta un piccolo sonetto l'ho preparato, dai, per tutti voi. Bravo! E diciamo che cade anche a fagiolo. Dunque, vediamo un pochettino l'atmosfera aulica. Dunque, sorgi dalla terra fino ai confini del cielo. Alla vista, maestoso e splendente, il tuo nome è uno solo. Drago nascente! Complimenti! Adesso io voglio, bellissimo, in ogni puntata voglio Leo che faccia una rima con Drago nascente, quindi dente, fendente, devi fare tutte le rime con Drago nascente. Fedente! Anche fedente va bene, dai. Fedendone, Fedente. fedendone, capito? Ragazzi, vi Ragazzi, prometto che ci proverò. buonanotte a Raga, tutti. io e il grande Mur ci ritiriamo. Grazie per questa Buonanotte a live, tutti, per a la compagnia. Leo, da Sirio e da tutti quanti. Chiudiamo con il Un bacio grande ancora agli Mur. Oscuri e a tutti quanti. Alla Un saluto prossima, anche da buona serata a Pegasus. tutti. Un saluto anche da Pegasus. E anche da Grande Saluto a Muro, tutti. ovviamente. Ciao, ciao! Fulmine Ciao, di Pegasus! buonanotte. Ciao, Aspetta, Ago, chiudi con un bel fulmine di Pegasus nero. Metti contro Leo, devo sparare, ma povero. Vai, vai, Figa. chiudi con un fulmine di Pegasus nero e ce ne andiamo. Fulmine di Pegasus nero! Bella, Ago! Applauso! Atroce! Adesso Ciao, ciao a 600 euro tutti! PayPal, 600 euro PayPal, vai!